Bene, rieccoci. L'altro approfondimento di giornata di oggi attraverso Instant Focus è sulle startup. Parliamo di startup in quello che è appunto oggi il nostro approfondimento del tardo pomeriggio e lo facciamo con Filippo Satolli che non è in collegamento, questa è l'abitudine, è qui in studio con noi, CEO di Startup Italia. Ciao Filippo, grazie per essere qui con noi. Ciao Giacomo, grazie a voi per l'invito. Tanto ti chiedo subito come sta Lodovico. Bene, ci siamo visti ieri sera al numero 7 di Via Dante. Spieghiamo agli amici, insomma, Filippo è un ex compagno del liceo e ci siamo un po' ritrovati, ma non tanto per, insomma, che dici rivediamoci, ma attraverso, insomma, proprio questo settore, cioè lo startup, e nel senso che lui, essendo CEO di Startup Italia, ci permette di fare una fotografia appunto del settore e poi, insomma, già che ci siamo, ci diciamo anche in diretta come stanno amici comuni, dato che comunque esatto. Abbiamo passato degli anni migliori, insomma, nella stessa scuola e più o meno anche nella stessa... E sui campi da basket, fantastico. Che Giacomo esatto. È un grande giocatore, non so se mai... Poi il ginocchio mi ha fatto un brutto scherzo, non sarei mai arrivato in Serie A, sia chiaro, però insomma il ginocchio mi ha messo KO e poi da lì ho mollato gli ormeggi. Però insomma continuo a seguirlo e quando riesco, quando riesco cerco di infilarcelo anche nelle dirette di Le Fonti, e gli amici a casa lo sanno. Allora rimettiamoci un attimo, diciamo risistemiamoci, esatto, torniamo a bomba. Startup Italia, dicevamo, Filippo è CEO e notizia di pochi giorni fa che ha approvato anche l'aumento di capitale di 7,3 milioni di euro. Ne parliamo tra poco di questo tema. Prima, come dicevo, facciamo una fotografia del settore anche in virtù del fatto che siamo a più di un anno dall'inizio dell'emergenza Covid, per capire un po' se le startup, che sono delle realtà spesso flessibili, spesso capaci di adattarsi, insomma, a quello che accade, più magari di altre aziende più grandi, magari possiamo definirle quasi più pachidermiche per certi versi, e ad adattarsi appunto ai tempi che cambiano. Tempi che continuano a cambiare, dato che insomma l'hanno fatto anche col piede sull'acceleratore, appunto a causa del coronavirus. Partiamo da un dato, Filippo, che arriva da qualche giorno fa, che arriva appunto pubblicato qualche giorno fa, e cioè gli investimenti destinati alle startup PMI innovative, che hanno registrato un incremento impressionante ad aprile 2021, da 27 milioni a oltre 100 milioni di euro. Finanziamenti agevolati, fa sapere il MISE, attraverso l'incentivo fiscale avviato lo scorso marzo 2021. Quindi, insomma, un discreto movimento di cash, diciamo, a favore di chi ha magari queste idee da mettere in qualche modo nero su bianco e che ha, diciamo, generato, immagino, insomma, una ripresa del settore, sempre che di ripresa questo settore ne avesse bisogno. Ma in realtà sì, appunto, il settore non si è mai fermato, i numeri ci confermano che anche durante la pandemia il settore delle startup è cresciuto, sono cresciuti e sono continuati gli investimenti in startup, non solo quelli istituzionali, ma questa recente appunto novità di questi benefici fiscali per tutti i privati che vogliono investire in startup è, diciamo così, una cosa sicuramente molto importante, che sta muovendo tanto, come dicono i numeri del MISE. Effettivamente, se ci pensiamo, il mondo delle startup soffre sempre un po' la ricerca di questi capitali. Perché? Perché gli investitori, magari istituzionali o anche investitori professionali, da questo punto di vista, non sempre sono così attivi come lo sono in altri paesi europei. Quindi questa recente novità ha permesso e sta permettendo di smobilizzare tante risorse. Alcuni studi dicono che in Italia sui conti correnti bancari ci sono più di 1.700 miliardi depositati in banca. Molte banche infatti si stanno anche muovendo per disincentivare il fatto di lasciare questi soldi immobilizzati, e poterli investire e ottenere un beneficio fiscale è sicuramente qualcosa che sta portando tante persone ad affacciarsi su questa opportunità. Cosa che in realtà i numeri dicono che anche l'anno scorso
c'è stato questo segnale. Infatti l'anno scorso le piattaforme di crowdfunding, che sono un altro veicolo che diciamo le persone possono utilizzare per fare questa tipologia di investimenti, ha visto una crescita di quasi il 50% degli investimenti rispetto all'anno precedente. Quindi diciamo che sta diventando di interesse comune, più mainstream, la possibilità, l'opportunità di investire in startup. C'è ancora un pezzettino, un pezzo da fare. Noi come Startup Italia diciamo siamo in prima fila anche per questa tipologia di battaglia, cerchiamo di farci carico di quella che è la voce delle startup. E un'altra diciamo così proposta che stiamo portando avanti è quella di togliere, diciamo così, la tassa sul capital gain, quindi dare la possibilità a chi investe in startup e tramite questi investimenti ottiene un ritorno sull'investimento, perché magari la startup fa un exit nel giro di 3 o 5 anni, che queste non vengono sottoposte a una tassazione che oggi è pari al 26%, che poi è la stessa che viene applicata anche se per esempio qualcuno investe direttamente in borsa in titoli azionari, no? È chiaro che investire in startup ha una percentuale di rischio più alta, lo sappiamo, quindi poter, diciamo così, da una parte defiscalizzare chi investe in startup, dall'altra togliere anche queste tasse sul capital gain, sono sicuramente due strade che riusciranno e stanno riuscendo ad incrementare i numeri che girano intorno agli investimenti delle startup. Oh, e a proposito di investimenti, c'è un altro dato che è stato pubblicato recentemente dal Politecnico di Milano, dagli osservatori, dal centro studi del Politecnico di Milano. È un po' meno recente, ricorre a dicembre, ma comunque non dovrebbero essere cambiate le cose più di tanto, e che in qualche modo confermano quello che ci hai raccontato tu. Non solo, questa resilienza che oramai piace talmente tanto che viene inserito anche insomma nei provvedimenti più importanti del governo, non solo c'è, ma permette anche di ampliare l'organico delle startup. Cioè in questo periodo di emergenza molte startup, correggimi se sbaglio, hanno ampliato il loro organico spesso nel momento in cui decidono di investire proprio laddove l'emergenza è più forte, cioè nella sanità sostanzialmente, mettendosi a disposizione quindi dell'emergenza sanitaria. Sì, esatto, assolutamente. In realtà anche noi stessi abbiamo fatto degli studi anche più recenti legati a queste statistiche e, come dice l'osservatorio, nel corso del 2020 più del 50% delle startup italiane ha incrementato, di quelle intervistate dallo studio dell'osservatorio, ha incrementato il proprio organico, ma anche una su quattro, quindi più del 25%, ha incrementato le revenues, quindi ha visto crescere il proprio business. È chiaro che è stato un anno complesso, non è tutto oro quello che luccica, non per tutte le startup è stato così semplice. Molte hanno sfruttato quelle che sono le caratteristiche principali delle startup, ovvero questa flessibilità, questa adattabilità e questa velocità nell'azione e nella reazione per, diciamo così, sviluppare anche dei modelli di business e delle risposte a dei quesiti che la pandemia ha creato. Quindi noi lo vediamo tutt'oggi, anche a prescindere appunto da quelli che sono questi dati statistici, che questo movimento sta continuando, che il numero di startup continua a crescere. L'anno scorso abbiamo visto la nascita di più di 1400 startup in un anno di pandemia, quindi più, diciamo così, il 13-14% rispetto all'anno precedente. Oggi siamo più di 12.000 startup innovative registrate in Italia. Quindi È un mondo che non si è fermato, anzi che ha reagito e sta reagendo anche molto bene a quella che è la situazione economica generale. E beh, insomma, quindi mi sembra di capire che in questi ultimi 14 mesi innanzitutto l'universo startup sia cambiato proprio come percezione di un settore che prima non so poi neanche quanto effettivamente, diciamo con cognizione di causa, veniva detto: sì, vabbè, ma poi tanto quant'è che sopravvivono? Belle le startup, ma alla fine poi sopravvivono in pochi. È ovvio che dipende sempre anche dalla misura, cioè se uno si aspetta che una startup diventi la nuova Amazon, allora effettivamente non ci arriva nessuno o quasi. Dipende un po' quali sono insomma gli obiettivi. Mi sembra di capire che questa, diciamo,
questo stereotipo non sia più così corretto da applicare, se lo è mai stato, appunto. Per cui ti chiedo se è appunto veramente così e anche se ti sorprende, diciamo, questa reazione positiva da parte dell'universo startup a un momento complicato come è quello della pandemia. No, diciamo che vivendolo dal dentro e conoscendolo in maniera approfondita non mi stupisce, anzi, diciamo che conferma quello che è il mio pensiero, cioè quello che comunque sia l'innovazione, l'evoluzione passi e debba passare attraverso le startup. Il fatto che abbiano un elevato tasso di rischio, comunque sia di insuccesso, fa parte dell'innovazione. Elon Musk stesso, che insomma è considerato oggi uno dei principali innovatori, dice che se non fallisci abbastanza vuol dire che non stai innovando abbastanza, no? E quindi non stai facendo abbastanza innovazione. Spesso il problema, e si ricollega alla prima domanda che mi hai fatto, invece è legato anche al fatto che le startup fanno fatica a sopravvivere, ad andare avanti, perché mancano quei fondi, quei finanziamenti, quelle risorse economiche e finanziarie che permettono di andare oltre. Se pensiamo per esempio al mondo biotech, è un mondo dove le aziende, prima di poter raggiungere la redditività e, diciamo così, di avere i conti in ordine, devono investire tantissimo in ricerca e sviluppo. Per questo motivo la maggior parte delle aziende biotech e delle startup, anche italiane, vanno a cercare dei fondi all'estero. Però la pandemia stessa ha dimostrato com'è importante il ruolo e l'attività che queste startup fanno, in particolare in questi settori che hai citato anche tu. Quindi diciamo che quello che dobbiamo fare è lavorare su tutti i fronti per cercare di sopperire laddove ci siano delle mancanze. Quindi le mancanze appunto finanziarie e economiche adesso hanno visto e stanno vedendo un boost, cerchiamo di lavorare su quei fronti e sono sicuro che dal mondo delle startup continueremo a ricevere innovazione, a vedere dei nuovi modelli che si affermeranno sempre di più. Anche perché io poi, leggendo insomma qua e là, di recente insomma Repubblica, per citare un quotidiano, ha in qualche modo riorganizzato la propria struttura, ha organizzato le proprie energie, le proprie risorse, se vuoi essere un quotidiano, quantomeno un veicolo di informazione, una fonte di informazione. Anche noi le fonti TV lo sappiamo bene, devi essere ormai più flessibile possibile, perché ci sono i social, c'è l'online, c'è il cartaceo, c'è il video che può diventare comunque non solo televisione. Beh, insomma, intervista al direttore di Repubblica Molinari, e ha detto: il nostro quotidiano dovrà avere uno spirito da startup. Non so, per te che cosa intendeva, perché poi nell'intervista si va avanti, evidentemente il giornalista ha pensato che si potesse andare oltre, e come è giusto che sia, ma dato che noi qui parliamo di startup nel dettaglio, secondo te che cosa intendeva? Ma io lo vedo come un segnale molto positivo che viene in realtà da tutto il mondo corporate. Stiamo vedendo come grandi realtà, grandi aziende stanno, diciamo, guardando proprio al modello startup, perché hanno capito in questo momento di difficoltà come la flessibilità, come dicevo prima, la resilienza, la capacità di reazione delle startup siano un modello quasi da seguire. Faccio un esempio banalissimo: vedere aziende grandi, bancarie, di assicurazioni, di qualsiasi tipo, che hanno approcciato, adottato e stanno continuando anche, diciamo, in questa fase dove stiamo intravedendo un po' la luce in fondo al tunnel rispetto alla pandemia, tutte le tematiche di smart working, dimostra come una necessità stia diventando un'opportunità. E questa opportunità il mondo delle startup lo dimostra, lo ha dimostrato. E quindi noi vediamo come le grandi corporate stanno guardando a questo modello proprio per, diciamo così, cercare di restare al passo e proprio per cercare di avere anche quella flessibilità che in molti casi per molte aziende nel corso della pandemia si è dimostrata insuperabile e quindi ha provocato comunque dei danni economici all'interno delle grandi aziende. Quindi essere, comunque avere lo spirito della startup, secondo me è proprio questo, no? E le grandi aziende stanno dimostrando di guardare al modello startup proprio per, diciamo così, non solo sopravvivere, ma poi andare oltre ed innovare e riuscire a fare innovazione. Direi molto
scusate, molto chiaro, e a questo punto io tornerei all'argomento che avevo anche accennato in qualche modo in apertura. Filippo Satolli, stiamo parlando con Filippo del settore startup nel periodo di pandemia, CEO di Startup Italia, che come detto di recente, insomma proprio in questi giorni, è stato approvato un aumento di capitale di 7,3 milioni di euro. Questo vuol dire che insomma arrivano finanziamenti, arrivano in qualche modo nuovi partner che credono insomma, insomma, quantomeno c'è, cioè, nel settore, poi nella fattispecie anche e soprattutto nella compagnia che, di cui sei CEO. Allora dici qualcosa di più, insomma, anche a livello di attività. Io intanto mi sono posizionato anche sul vostro sito, che dovrebbe essere startupitalia.eu, esatto. Poi ce ne sono anche altre. Startupitalia.eu, perfetto. Esatto. Ma sì, allora, questo aumento di capitale per noi è molto importante, non solo per le risorse finanziarie, ovviamente, ma anche perché stanno entrando nella compagine societaria degli investitori che sono, secondo me, molto importanti anche da un punto di vista industriale. C'è, diciamo così, una forte relazione, vediamo una grande opportunità proprio in termini industriali. Che cosa vogliamo fare? Che cosa vogliamo realizzare? Abbiamo fatto un piano industriale che in primis vede Startup Italia entrare, diciamo così, soprattutto nel mercato del Sud Italia. Oggi vediamo come le startup del Sud spesso in maniera motivata subiscono, diciamo così, solo per il fatto di non essere presenti al nord, fanno fatica ad entrare all'interno di questo ecosistema, di accedere alle stesse opportunità a cui accedono le startup del centro nord. Quindi abbiamo deciso in prima persona di aprire il nostro primo ufficio al sud, nello specifico a Cagliari in Sardegna. Cagliari che nella classifica delle città digitali italiane risulta essere al nono posto ed è la prima, diciamo così, di tutto il sud. Quindi apriremo la nostra prima sede, dove faremo un centro di sviluppo di tecnologie e di piattaforme per il gruppo Startup Italia, ma che fungerà anche, diciamo, da ponte per cercare quindi di creare questo ecosistema di innovazione a livello nazionale, cercando di unificare questo mercato e di far sì che anche le startup del sud possano accedere ad opportunità a cui accedono quelle del nord. Quindi abbiamo questo piano che ci porterà quindi a consolidare quello che è il nostro posizionamento all'interno dell'ecosistema dell'innovazione, cercando di colmare questo gap importante fra nord e sud, e cercando poi di dare delle opportunità anche alle aziende, alle società e alle persone, ai talenti soprattutto, che stanno nel territorio, sul territorio, di poter accedere a un network nazionale ma anche internazionale, perché poi come Startup Italia, ma anche insomma le aziende del gruppo, abbiamo l'ambizione poi di espanderci anche all'estero con il nostro modello di business. Quindi Cagliari sicuramente è una tappa molto importante, molto probabilmente non sarà l'unica, prevediamo di comunque di espanderci ulteriormente a livello nazionale, quindi anche in altre regioni, cosa che facciamo comunque anche tramite quello che è il nostro evento. Noi abbiamo un evento che si chiama Startup Italia Open Summit, che ha, diciamo così, l'evento principale è a dicembre, l'ultima lunedì prima di Natale, alla sua, diciamo, edizione principale su Milano. Gli ultimi 2 anni l'abbiamo fatto in Bocconi, l'ultima edizione fisica è stata nel 2019, dove abbiamo avuto più di 15.000 presenze, più di 200.000 persone ci hanno seguito nella Facebook live streaming, quindi dei numeri interessanti, dove parliamo di startup, di innovazione. Settimana prossima, il 21 di maggio, avremo la prima edizione a Cagliari, appunto, dove parleremo di sud, parleremo di innovazione, parleremo anche di questo effetto di reshoring, di come molte realtà italiane e molte realtà anche dell'isola abbiano esportato le proprie attività produttive all'estero e poi stiano poco alla volta ritornando invece all'interno del territorio, così come i talenti. Avremo la prossima edizione del CEOS anche a Firenze il 2 luglio. Stiamo programmando un'ulteriore, ma non è ancora ufficiale, data a Giffoni, probabilmente sarà fra settembre e ottobre, per poi chiudere l'anno a Milano. Quindi anche col nostro evento cerchiamo di fare più tappe sul territorio, proprio per coinvolgere tutti gli attori dell'ecosistema.
Bene, grazie allora a Filippo Satolli, CEO di Startup Italia. Grazie Filippo, insomma ci voleva questo aumento di capitale di 7 passa milioni per farci rincontrare. Esatto, fateli un po' di più questi aumenti a questo punto. Ovviamente vediamo se porta fortuna al nostro incontro. Esatto, assolutamente. Beh, insomma, speriamo di avervi anche dato una fotografia interessante di un universo che sicuramente in qualche modo può interessare anche, insomma, i nostri telespettatori, che è vero che insomma sono investitori, sono traders, ma con un occhio, sono certo, insomma, anche a un settore sicuramente in continua espansione e su cui forse c'è anche da, diciamo, non dico smentire, ma da correggere qualche magari informazione che tende a somigliare a bufale, insomma, o a fake news sull'andamento, sullo stato di salute delle singole attività e di come, in che modo arrivano poi ai loro obiettivi. Grazie Filippo, noi ci fermiamo. Grazie.